Hello ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Zelda Skyward Sword. La scorsa volta abbiamo iniziato il gioco, abbiamo recuperato il nostro Soul Kanubi che ci permette di viaggiare in giro per Oltrenuvola, dopo che c'era stato nascosto da Bado e dalla sua combriccola. E adesso siamo pronti per la cerimonia del battesimo di volo. Per il battesimo di volo, vabbè, ci sono stati dei ritardi perché appunto c'era stato nascosto il piccione. Nonostante quello che è passato, il tuo Soul Kanubi resta sempre meraviglioso. Informerò mio padre di tutto questo. Ok, sì, abbiamo fatto una prova di volo con Zelda, giusto per capire un po'. Ecco che arriva Sbado. Eilan, ho sentito che hai trovato il tuo pollo alla fine. Però non è giusto, a forza di aspettare che la gara cominci è da stamattina che siamo tesi noi. Per te riservano sempre un trattamento speciale, anche se sei solo uno sfaticato. Naturalmente è lui che me l'ha nascosto. Ormai sei quasi un adulto, quasi. Ma non vai da nessuna parte se non c'è Zelda che ti accompagna, eh? Mi sembri proprio uno sbidollato, lo sai? Sempre attaccato alla sottana di una donna. Non ci vedo niente di ma... Cioè, aspetta, dipende che donna è. Sono l'amichetto di infanzia di Zelducce e saremo sempre insieme. Credi di essere forte, non è così? Bato non fa che ripetere che sarà lui a sposare Zelda e saranno sempre insieme. E invece... mi si scarica... Prendo per il culo anche no. Sarei così sicuro di me se fosse al tuo posto? Il vincitore sarò io e sarò io a ricevere dalla dea da Zelda, cioè il manto magico. L'ha fatto a mano Zelda stessa, non posso certo lasciarmelo scappare. Il manto magico sarà un oggetto importante. Ah, quel manto magico, lo porta Zelda e presto sarà nelle mie mani. Sicuramente avrà il suo dolcissimo profumo. E poi ci sarà la cerimonia in cima alla statua della dea, noi due da soli. E visto che non ci sarà nessuno, tarparmi le ali. Ride. Bado? Bado dietro? Dietro di te? Cosa c'è? Non disturbatemi. Ho una tizia bionda. Ah. Cosa che dicevi? Visto che non ci sarà nessuno a tarparti le ali? Mi sa che ti taglia la testa. No, no, ecco. Lan, per fortuna hai ritrovato il tuo Soul Kanubi. Potremmo batterci ad armi pari. Eh già. Ci vediamo dopo, Zelda. Non perdere un attimo della mia... Non perdere un attimo della mia splendida performance. E se ne va. Fierissimo. Ehi, Bado, aspetta. Uno più brutto dell'altro, comunque i due, eh. Ad armi pari, dice lui, avrei proprio qualcosa da dire in merito. La, non andare retta a quello che dicono, piuttosto concentrati, io credo in te. Promettimi di mettercela tutta. Saremo soli? Voglio cliccare ok. Ok. Bravo, Lan. Con questa determinazione vincerai sicuramente. Sono determinatissimo. Ok. Sapere iniziare il battesimo del volo, l'istruzione di selezione si radunano qui. Bene, Lan, in bocca al lupo. Ciao, mi schianterò al suolo, proprio come piace a me. Eccoli, la triforza italiana. Che poi non è la triforza, vabbè, forse. In realtà quelle erano scoregge dei Soul Kanubi, ma non lo dice nessuno. Il battesimo del volo sta per iniziare. Lan stava per essere escluso, ma per fortuna ora è tutto risolto e siamo al completo. E adesso vedrete che è completo. Bene, lasciate che vi spieghi le regole. Per primo si lancerà il Soul Kanubi che porta la statuetta. Poi al mio segnale farete uno sprint con A e vi lancerete in cielo per saltare in grotta... madonna, non so leggere. Saltare in groppa al vostro Soul Kanubi. Per salpare in grotta, che è? Capitano Uncino? Appena vi lanciate non dimenticatevi di essere richiamo. Ok, il primo che raggiunge il Soul Kanubi prende la statuetta con A è il vincitore. Un po' tipo il boccino d'oro, no? Avete presente? Avete capito tutti? Sì. E il team al completo siamo noi quattro. Cioè eravamo in quattro. Bene. Il vincitore verrà promosso alla classe superiore della scuola d'armi. Inoltre riceverà il riconoscimento per l'onore che gli sarà consegnato dalla ragazza scelta per rappresentare la dea durante la cerimonia. In occasione del 25esimo anniversario, il conferimento avverrà sulla piattaforma tra le mani della statua della dea. Quest'anno, per desiderio della rappresentante della dea, sarà un oggetto da lei stessa realizzato. E come sapete, la rappresentante della dea quest'anno è... la dolce Zelda. Fateci vedere quali risultati avete ottenuto con il vostro allenamento.
E non lanciate oggetti né scontratevi con gli altri concorrenti. No, hai capito, vado. Con che violenza. Bene, passo di partenza. Cioè, eravamo noi quattro praticamente a fare il. Cioè, è molto, molto popolare, vedo. Ciao, piccoli. Let's go, boys. Allora, dobbiamo raggiungere quel piccione dorato, che appunto sarebbe tipo il boccino d'oro. Solo che io praticamente non mi ricordo neanche già più come funziona. Devo, tipo, devo salire in quota scuotendo. Ok. No, 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 dove va? Gira, 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 dov'è? Allora, lo vedete che lì nelle cose. Abbiamo tre sprint massimi. Ovviamente non dobbiamo schiantarci sugli altri. Mi raccomando, sali di quota. Bravo. Se scendesse anche in picchiata magari sarebbe. No, ovviamente non lo prendiamo subito. E tu sarai a vincere, capito? Togliti di torno. Pensavo mi lanciasse qualcosa. Come ti permetti di dare fastidio? Bado, prendi questo. Loro mi lanciano qualcosa. No problem. Che mi lancia le uova? Ma mi tirate le uova? Ma che siete? Dei piccioni? Le scimmie? Ma che. Guardalo come lo intercetta! Il bucino d'oro è mio. Ti ho dato una statuetta. Simboleggia la tua vittoria nella gara di oggi. Zelda sarà con gli altri. Grazie. Grazie mille. È stato più facile del previsto. Me lo ricordavo molto più difficile. Lan! Lisciata. Vedi Link così con le mani vuote. Ma che. Vedi Zelda che precipita. Bene. Lan, congratulazioni per la vittoria. Ma non gliene frega niente di te. E ora finiamo la cerimonia. Andiamo sulle mani della statua della dea. Lan, consegnami la statuetta che hai tenuto poco fa. Devo riporla all'altare della statua della dea. Sei giorni per riporre una statuetta. Manco avesse una combinazione con le password. Quell'oggetto esiste davvero comunque. La lira. È tipo una mini arpa praticamente. Dea che ci protegge sin dai tempi antichi, io ti invoco, concedimi la grazia di rappresentarti in questa cerimonia. Eroe vittorioso, ricevi la benedizione della Dea, così come previsto sin dai tempi più remoti. Possiate tu e il tuo Solcanubi godere della sua protezione nei più alti cieli che solcherete. Attenzione! Più 18! Oh! Chiudo il video, mi chiudo. Ricevi il candido manto delle danze celesti, intrise della grazia della Dea. No, ovviamente si toglie solo quello per darci. Manto magico! Adesso puoi atterrare dolcemente anche ad altezze vertiginose. Eeeh, sì, è la paravela che c'era in Breath of the Wild. È stata ampliata. Ed emana anche un piacevolissimo profumo. Sì, ma non farò troppo perché sennò vieni scambiato per un pervertito, ti arrestano. Non devi deconcentrarti, questa è una cerimonia molto importante. E me lo dice così. Si dice che nella notte dei tempi la dea stessa abbia donato questo manto magico al prescelto. Ovviamente questo non è quello della dea, ma l'ho fatto io proprio per il campione di oggi. Sono felice di donarlo a te. Ne avrai cura, vero? Pensa se avessi vinto Bado. Lan, grazie, mi hai mantenuto la promessa. In realtà sono fortissimo. E adesso il gran finale della cerimonia. Calmi! Di che si tratterà mai? Forse l'hai già capito? Buoni tutti! Buoni tutti! It's happening! It's happening! Forse sì.
No, dai, scherzo. Non saprei. E rimaniamo ancora più vaghi, che è ancora più bello. Davvero? Peccato, ero sicura che l'avresti capito. Naturalmente. Lei si avvicina. Ah no, devi planare da qui, l'ha già detto. Vedi quel cerchio di pietra ai piedi della statua? Sì, no, ma lo sapevo ovviamente. Forse. No, quando atterrerai. Infatti, forse. Quando atterrerai al suo interno si concluderà la cerimonia. Prima di toccare il suolo, prima devi per aprire il manto magico. Dimostra il tuo coraggio. Aspetta fino all'ultimo minuto prima di aprirlo. Bene, pronto? Ragazzi, se va come previsto da me, finiamo domani. Guarda, 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 il telecomando impazzisce. Il telecomando, era questo il problema, è facile come cosa. Non è andata granché, vero? Durante il tuffo orienta il telecomando. Ma lo so, ma non va il telecomando! Orienta il telecomando per rilanciarti e cambiare direzione durante la discesa. Bene, ora proviamo di nuovo. Di nuovo, e di nuovo, e di nuovo. Fai un vero sprint, cerchi di atterrare al centro. Ci vorrei provare. C'è un problema, che il telecomando. Porca di quella vacca, non collabora. Guarda, guarda! Ce l'ho fatta! Dammela buona, ti prego! Ero dentro! Dai! Piano, 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 piano. No, 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 no! No, 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 ma dove. Ma io lo lascio fermo. Ma dove va? Ma è impicchiata addirittura! È impicchiata si lancia! Ma non è che cerca di raddrizzarsi, no, va giù ancora più veloce! Allora, lo tengo dritto, eh! È dritto! È dritto, è dritto. Non ti muovere. Vai indietro. Vai indietro. Stai dietro. Sono scordato. L'idea c'è però. L'idea c'è. Stai fermo. Non ti muovere. Aspetta. Aspetta il momento giusto. E premi B. C'ero. Ma cosa vuoi? Ma mi lancerò così. Porca di quella vacca. Vai più là. No, non funziona. Dai, cacchio. Dai, cacchio. Dai. Sì, sei in mezzo. Sei in mezzo. Sei. Dammelo buono. Oh. No, ma non me lo sarei mai immaginato che ci avrei messo così tanto. No, non me l'aspettavo sicuramente. Bravissimo, Lan. Grazie. Non ci crede neanche lui. Bravissimo, bravissimo cosa? Sempre da mezz'ora. Questo è il livello più difficile del gioco comunque. Senti, Lan, hai vinto. Sì, lo so, grazie. C'è un tempo meraviglioso e questo vento leggero è delizioso. Ti andrebbe di fare un bel volo tra le nuvole prima di tornare? C'è è una metafora? Ah. Ah, proprio un volo tra le. Ok. Questo intendo. Eh già. Ti fanno Schweppes. Solo io e te. Lan? Elan? Eh? Sto ancora ripensando lì. Ad altro. Non dimenticherò mai questa giornata. Tu che solchi il cielo con maestria e io che sancisco la tua vittoria nelle vesti della dea. Che bella giornata. È stata davvero una giornata memorabile. Se dovesse essere l'ultima giornata. No. Ecco Lan. Vedi. Ma quello! L'avete sentito il gufo che volava in giro? Cosa che succede? C'è un tornado di sabbia! Lan! Che bella giornata! Non lo scorderò mai! Lan? Sì, sono io. Salve!
Vi attendevo. È giunto il momento di destarsi. Avrete bisogno di tutto il vostro coraggio per affrontare la grandiosa missione che vi attende. Ma io volevo dormire. Lan? 5 minuti. Gnam. Buongiorno. Ti sei svegliato? No. Quando il tuo Solcanubi ti ha portato qui, svenuto, ero terrorizzato. Sia tu che lui siete totalmente illesi, per fortuna. Ma Zelda? Lan, che è successo a Zelda? Non eravate insieme? Eravamo. Mia figlia, che le è successo? Come fa a spiegarglielo se non parla? Li sta parlando? Fai gesti. Cerchiamo di intraprendere, di comprendere cosa sta dicendo. Cosa gli ha detto? Ah, tipo la roba dei muti, no? Quando parlano per le parole dei muti, dei sordi. Capisco, un vortice oscuro. Non sembra una normale tempesta. Non si mette neanche la mano davanti, sta così. Mannaggia. Stai calmo. Lan, a proposito di Zelda, hai notato qualcosa di strano in lei? Stessi gesti di prima. No, cosa mi stai dicendo? La tempesta, ho capito la tempesta, perché stasera è diverso. Quindi Zelda ti ha parlato della Terra. E tu hai avuto sogni ricorrenti riguardo a un grande compito. Oh, scusami, quello che dici mi dà da pensare, ma non credo c'entri. Me ne frega un cacchio di quello che stai dicendo. Se Zelda è con il suo Solcanubi, allora è sana e salva. Ne sono sicuro. Sicuramente. Di notte è inutile fare alcuna ricerca. C'è poca luce e a stento si vede ciò che si ha davanti agli occhi. Vado a stendere i vestiti. A stento. Guarda, mi sta scrutando nell'anima! Lan, vedrai che Zelda sta bene, ne sono certo. E in realtà è sulla terra e il suo pollo è stato mangiato per primo. Sono preoccupato molto per quel Solcanubi. Sì. Chi è? Questo è uno dei personaggi più fastidiosi di Zelda. È tipo... Vabbè, qua ci sono le solite rupie. Posso vedere quanti soldi ho? Da qualche parte? Ah no, aspetta, è lì, l'ho visto. 28, vabbè, ne abbiamo ancora poche, va bene. Siamo all'inizio. No, avete presente navi? Ok, la fatina. Ecco. Quasi. Salve. Naturalmente ci spiegherà poi. Vedremo che cos'è. Che roba è sta cosa. Però non mi dispiace. Sicuramente gli è andato un... Cioè, navi alla fine era un puntino che svolazzava in giro. Almeno questa c'ha un mezzo corpo. Anche a navi poteva andargli tipo un corpetto. Un qualcosa. Però giustamente essendo... dei primi Zelda. Magari non potevano... Non hanno voluto far pesare troppo la roba. Solo che adesso c'è un casino da fare. Perché qua è chiuso. Quindi per raggiungerlo dobbiamo fare un altro giro. Purtroppo. Bravo. Bravo che ce la fai. Ah, oh, il gatto maledetto. No, io c'ho paura di sto robo. Oh, io ve l'ho detto ragazzi, di notte questo coso. Madonna, ho preso un colpo. Ho preso un colpo anche adesso. Aia. Maledetto schifoso. Di notte quello si trasforma in bruttissimo. No, via di qui, c'è uno scrigno lì sotto comunque. Poi lo andremo a prendere, un giorno. Muoversi. No, che brutto robo quello. Stupido gatto. Oh, frame rate. No, fuori.
Fuori di qui. Queste cose, non c'è un modo. No. Aiuto. Non c'è un modo per toglierli, per ammazzarli, perché essendo gommosi resistono. Piano. Non so se hai visto che stiamo tipo sul vuoto. Però giustamente non è che potevamo farci per il cancello. No, chi se ne frega. Facciamo tutto il giro. Anche se è abbastanza inquietante comunque adesso che la guardo bene. Con quegli occhi serrati. E si apre un passaggio. Che prima si ricorda. Adesso praticamente siamo dove si sono incontrati Zelda e Link, ok? Però ci vogliono far entrare dentro. Era quel passaggio segreto che ha aperto lei. È veramente segreto a noi.